Crolla la borsa argentina a seguito delle primarie presidenziali che hanno visto la vittoria del duo Alberto Fernández-Cristina Kirchner contro il presidente uscente Mauricio Macri, che arranca nei sondaggi e potrebbe dover lasciare la Casa Rosada all'indomani delle elezioni d'ottobre. Un Macri demoralizzato ha una spiegazione per la reazione delle borse. Le ultime consultazioni preliminari, che hanno favorito il kirchnerismo, hanno provocato un terremoto. Le imprese hanno perso fra il 30 e il 50%, il rischio paese è aumentato di 350 punti in un'ora, il dollaro è schizzato in alto. Questo vuol dire che il mondo delle imprese ha un serio problema con il kirchnerismo. Il mondo dell'economia non ha fiducia in quello che l'opposizione vuole fare con l'Argentina. Il mondo economico, il mondo politico non le confia in lo che pretende hacer con l'Argentina. Nessuno crede che Alberto Fernández sia il vero candidato dell'opposizione. È Cristina Kirchner, la vicepresidente, che avrà il vero potere. Il problema per questo analista, però, è che l'opposizione possa finalmente spiegare che cosa vuole fare con il paese. Oggi è l'opposizione ad essere sotto la lente. I mercati guardano al futuro, non al passato. I mercati operano guardando al futuro. E il futuro sembra arridere a un ritorno di Cristina Kirchner, pur inseguita da gravissime accuse di corruzione, sembra lei il futuro dell'Argentina.